Buona giornata e buon giovedì da Speciale News Web 24. È tornato l'incubo attentati terroristici in America. Ieri è stata evacuata la sede di New York della CNN, la prestigiosa rete televisiva di informazione mondiale, e della Time Warner, dopo che è stato trovato un pacco bomba. La situazione era precipitata nelle ultime ore quando gli stessi pacchi erano stati intercettati per quanto riguarda i coniugi Clinton ed Obama nelle loro case di New York e di Washington a cui erano destinate. Tra l'altro, un altro pacco esplosivo è stato recapitato all'ex direttore della CIA Brennan ed anche a una deputata democratica del Congresso americano. La polizia di New York, in una conferenza stampa, ha fatto sapere che il pacco conteneva sì un ordigno esplosivo carico ed anche una polvere bianca. La situazione rimane tuttora in allerta quando ormai è passata l'una di notte negli Stati Uniti. Torniamo in Italia, si attendeva la sentenza per quanto riguarda la vicenda legata a DJ Favo e alla sua morte in Svizzera. La Corte Costituzionale italiana ha dato un anno di tempo per legiferare sulle fine vita, colmando così uno vuoto legislativo. L'attuale assetto, dice la Corte, lascia prive di adeguate tutele determinate situazioni meritevoli di protezione e da bilanciare con altri beni costituzionalmente rilevanti. Tra l'altro, Marco Cappato, che ha subito un processo per questa vicenda, dice che la Corte ha riconosciuto le nostre ragioni ed è un risultato straordinario. Adesso ci spostiamo a San Severo, sarà inaugurato il prossimo 22 ottobre il primo stralcio della nuova tangenziale che era previsto per lo scorso 22 ottobre ma che era stato rinviato a causa delle avverse condizioni meteo. Si tratta dell'apertura al traffico che va dalla statale 89 fino alla 16 Adriatica. Il percorso rientra nel quadro generale dei lavori di costruzione della tangenziale est di San Severo, che la porterà fino al casello autostradale. Accompagnati dal nucleo operativo delle guardie ambientali civili, siamo tornati alla foce del torrente Candelaro, dove il depuratore di Manfredonia sversa le acque reflue. La situazione è sempre critica. Il golfo di Manfredonia non trova pace. Giuseppe Marasco, comandante Civilis. Sono anni e anni e anni e anni. Il depuratore di Manfredonia non ha mai funzionato, non funzionerà, tranne se l'acquedotto con urgenza, con tempestività deve costruire quello nuovo. Ma pare che siano stati stanziati dei fondi per il potenziamento del depuratore. Sono palliativi, c'è qualcosa che non quadra, perché il sindaco che deve tutelare il bene pubblico, la salute pubblica, il primo cittadino, cosa fa? Anziché di venire con me, l'ho invitato, vieni a vedere il depuratore. Eh sì, ma hai fatto le analisi, ma l'ARPA, chiacchiere, chiacchiere politiche! La realtà è questa! La realtà è questa, il mare, il golfo di Manfredonia, inquinato, la foce del Candelaro, la più inquinata d'Italia. Sotto accusa il malfunzionamento del depuratore cittadino. Non depura che scarica, ecco, adesso noi stiamo parlando, ma scarica H24. La soluzione è immediatamente che l'acquedotto pugliese deve iniziare i lavori di costruzione del nuovo depuratore, come hanno fatto San Giovanni Rotondo. Marasco nei giorni scorsi ha incontrato a Foggia il ministro dell'ambiente Sergio Costa, al quale ha prospettato la situazione. Su questo aspetto noi abbiamo messo le risorse, però lei sa benissimo che la depurazione, così come la gestione dei depuratori, dipende dalla regione e dai comuni. Io ci metto le risorse, ci metto la disponibilità, però qualcun altro ci deve mettere pure il resto, perché altrimenti a ognuno il suo, come si suol dire. Ed ora la pagina sportiva, le notti di Champions League, spettacolare 2-2 a Parigi tra Paris Saint-Germain e Napoli nella terza giornata della prestigiosa competizione europea. Gli azzurri di Carlo Ancelotti hanno sfiorato la vittoria dopo essere passati in vantaggio con Insigne e subire un autogol di Mario Rui che aveva portato all'1-1 la squadra transalpina.
Accade tutto negli ultimi 13 minuti di gara con la rete del vantaggio partenopeo ad opera di Dries Mertens e poi al 93esimo Di Maria segna il pari transalpino. Non è andata bene invece all'Inter che è stata sconfitta dal Barcellona con il punteggio di 2-0. Questi gli altri risultati della serata di ieri: PSV Eindhoven Tottenham 2-2. Bruges Monaco 1-1, Borussia Dortmund Atletico Madrid 4-0, a Mosca Porto batte Lokomotiv Mosca 3-1, Galatasaray Schalke 04 0-0 e Liverpool Stella Rossa 4-0. Vi ricordo questa mattina alle 10 su Radio TRC l'appuntamento con Live Sport 2.0 per la presentazione del weekend sportivo, interviste con Valentina Martillotti, Libera Virtus e Vittorio Del Vescovo, Fenice Volley ed Alessandro Pirone per quanto riguarda il basket. Naturalmente presentazione di tutte le giornate dei campionati di basket, pallavolo e calcio. Tutto questo in Live Sport 2.0 alle 10 su Radio TRC per questa prima edizione del telegiornale. Noi ci fermiamo qui. Prossimo appuntamento con Speciale News Web 24 questa sera alle 19. Grazie per l'ascolto. A più tardi.